diciamo che io da sporco borghese, come si diceva a quei tempi, proposi come presidente dell'allora già affollato Perugia, proposi di fare un festival a una regione da poco creata, perché io ancora non conoscevo perché veniva dalla periferia, veniva da Terni, da dove che succede? Che naturalmente, perché dico sporco borghese? Perché io mi presentai un programma di festival per il teatro Morlacchi. Mi presero l'appuntamento, c'è stato un incontro storico, che parla sempre, non c'è più, ma si chiamava Partilio. E presente erano il professor Marri e altri amici ai quali io ho fatto il primo liceo scientifico con Germano Marti, poi lui è andato avanti, a lui mi hanno dato 5 in condotta e mi hanno messo con lei. Allora che succede? Mi dico, prendiamo l'appuntamento con l'assessore Provantini e ci incontrammo. Ora adesso Provantini ci spiegherà se è stato un colpo di fortuna, se è stato per demagogia, a quei tempi ce n'era parecchia, adesso non scherziamo. Ma a un certo punto mi disse, ma come un festival? Perché dicono l'inventore di Umbra Jazz, l'inventore di Umbra Jazz degli anni 70 è sicuramente Provantini, perché ripeto, io proposi un festival, Carta Carta Villa Dorme, nel libro del 25ennale c'è proprio la proposta, la lettera del Jazz Club Perugia in cui io faccio una bozza di programma e c'è scritto Teatro Morlacchi. Provantini fu un'intuizione, a parte scherzavo, ma perché non lo facciamo gratuito? Noi avevamo fatto un paio di tentativi in Piazza della Repubblica con un paio di americani di concerti gratuiti. Io a quei tempi, siccome avevamo in testa, già dai tempi di Mazzoletti, che ancora stava a Perugia, negli anni 50 di fare un festival, il festival lo facciamo anche dentro il luogo dove ti pare, e cominciò quell'avventura che sappiamo tutti com'è finita. Poi magari adesso vi racconteranno, da lui e Cimicchi vi racconteranno quello degli indiani metropolitani, tutta la roba lì, che per me non ci sarebbero stati, perché io ero per il lanciafiamme. Ci fu una riunione in cui lui fece, e disse, adesso che facciamo con questi? Mi disse, beh, se mi dai due lanciafiamme, lui dice, sei il solito fascista, vabbè, allora dammene uno. Perché io avrei risolto il problema e saremmo andati avanti, invece alla fine fummo costretti a troncare il festival fino all'82, perché ho dovuto parlare per primo, perché la proposta l'ho fatta io, poi ci ha pensato lui con tutto il resto e l'azienda di turismo, che dobbiamo anche ricordare il mitico Giuseppe Agozzino, che era veramente il mitico direttore dell'azienda di turismo. Questo è il cappello per quello che è successo. Poi quello è diventato un festival che era più per i sociologi che per gli appassionati di jazz. Perché... Faccio solo un piccolo preambolo prima di far raccontare appunto com'è andata Alberto Provantini, l'idea, la formula itinerante e tutto il resto, per dire che quando Carlo Pagnotta si presenta, forse non tutti lo sanno, insomma sanno che c'era stato il Jazz Club già dagli anni 50, che Pagnotta girava ai tempi chiedendo le 1000 lire per strada anche ai clienti del ristorante del padre, no? Il famoso ristorante trasferito. Io avevo 300 soci, adesso non ce li abbiamo. Il discorso è che intanto quando Carlo Pagnotta si presenta ad Alberto Provantini si presenta con un curriculum, diciamo, di tutto rispetto, perché nel frattempo, negli anni del Jazz Club a Perugia, erano arrivati personaggi come Louis Armstrong, anche se poi Adriano Mazzoletti e Carlo Pagnotta hanno ricordato che, ahimè, proprio il mio giornale fece una recensione, devo dire, poco simpatica, perché come se si dava addosso al nero proprio in quel senso, in quei periodi, dice, questi che fanno sto caos in questo teatro Morlacchi che sembrava, no? E aveva fatto anche, tra l'altro, personaggi, io ricordo sempre il Turreno, proprio perché ce l'ho
sotto la redazione, perché è un luogo che considero, insomma, come molti perugini, anche se perugino non sono sacro, dei concerti con Sonny Rollins, che non a caso da allora, quando parla di Carlo Pagnotta, dice che Carlo is a legend, cioè parla di Carlo Pagnotta come di una leggenda. Lui lo dice. Quindi, lui invece no. No, appunto, dico, lui è una grande leggenda, non a caso quando lui parla di Carlo Pagnotta, che conosce da tanti anni, lui definisce una leggenda, quindi credo che detto da uno come Sonny Rollins, che tra l'altro continua a conservare l'etichetta, no, del Jazz Club sulla custodia di quello che sa so, credo che questa sia un'ottima carta di presentazione. Quindi siamo arrivati al momento in cui si incontrano con questa, diciamo, storia alle spalle, Carlo Pagnotta e Alberto Conti. Ma uno si sente sempre ragazzo finché è un momento strano della vita. È la seconda volta che mi capita, che è capitato a Trastevere sul lotto, il tram, c'è una ragazza bella come te che mi dice si accomodi. Ecco, insomma, sta storia è durata 2-3 minuti, ci guardavano, ho capito, sono vecchio. Stasera ho capito che sono vecchio perché ho visto questa cosa, come sta scritto, da volantini a bracco, insomma, da eroe due mondi a monte. Non è facile parlare, va bene, ci provo. Perché un via jazz? Non ci sarebbe stato un via jazz dopo che da Pagnotta, se non c'era la regione, cioè la regione nasce nel luglio 70 e io sono un giovane assessore al turismo, spiegavo a lei prima, come assessore allo sviluppo economico, il turismo come uno dei fattori dello sviluppo economico. Adesso Bracco lo è cultura e turismo, è la prima scelta. L'Umbria non era conosciuta nel mondo. Nel mondo era noto San Francesco e Orvieto, Assisi e Todi, Perugia e San Valentino. La prima questione che avevamo era quella di avere un'immagine in Italia e nel mondo dell'Umbria, che fosse anche dei contenitori di tutte queste cose. Per quanto riguardava gli eventi, la faccio corta, c'erano solo due manifestazioni, una di grande rilievo internazionale, il Festival dei Due Mondi, a proposito del Festival Spoleto, e l'altra, la Sagra Musicale, che era, sì, che stavo dicendo, che era importante non a livello dell'impatto internazionale. Noi eravamo alla ricerca di fare la promozione turistica dell'Umbria nel mondo, con pochi arnesi, in verità, ricordo, abita qui adesso il Folco 15, Federico Sif, ci facevano i primi cortometraggi, andavamo in giro con la cassetta, proprio con i piccoli ferri del mestiere. Bene, in questo contesto in cui cerchevamo di inventare anche nuovi eventi per la promozione turistica dell'Umbria, due che diventeranno presidenti, che erano in quel consiglio regionale con me, uno in giunta, Germano Marri, che lui ha ricordato, ma anche Francesco Mandarini, mi dicono: guarda, c'è Carlo Pagnotta, e mi dicono tutto quel curriculum, ma soprattutto in una regione dove dovevamo inventare tutto, ciò che conosceva era la parola, era dire fidati, quella è una cosa seria. Ci fu l'incontro, e l'idea che nacque dall'incontro, avendo a base che Pagnotta assicurava l'alta qualità, l'alto profilo del jazz, di cui io non capivo nulla, non so se è chiaro, era quella di fare di questa manifestazione di alta qualità, di spessore, portare dall'America i grandi del jazz, dove, ecco perché ho fatto la premessa sulla questione che ho visto, nelle, diciamo, piazze, nei teatri dell'Umbria, che si prestassero a dare poi l'immaginitario, perché itinerante. Noi partimmo da quel luogo che prima di me l'ha scoperta un certo Luvino Visconti, che io apprezzo, che si chiama Villa Lago di Vitilupo. Noi partimmo quel 23 agosto del 1973 da quella balconata che era la villa del barone Franchetti, poi della provincia, e lì avemmo, che dà sul lago di Vitilupo, e lì avemmo il primo impatto, cioè questa schiera di migliaia di persone con sacco a pelo che salivano. Fu lì il primo sintomo del successo. Poi andammo subito a Corso Vannucci, alla fontana della piazza
meravigliosa di Perugia, dove era nato anni prima la regione, a Salerno Sacri, poi sulla piazza dei Consoli, adesso quella che vedete in televisione di Don Matteo, per capirci dove si alzano i ceri. Già nel primo impatto rappresentammo tre località diverse dell'Umbria, che erano tre cartoline stupende insieme a quelli col sacco a pelo che davano quell'immagine. L'anno successivo facemmo partire da Orvieto, a proposito di vino, ce l'ho qui, Simoncini all'albergo Italia, la facemmo vicino al Palazzo del Capitano del Popolo, dove adesso si fanno i convegni, i congressi, per dire Todi e così via, scegliemmo le diverse parti dell'Umbria via via negli anni. Lo facemmo a titolo gratuito e noi realizzammo il doppio obiettivo, il duplice obiettivo, quello di avere di alto profilo, che lo assicurava lui, il jazz dei migliori jazzisti del mondo che venivano in Umbria, nelle piazze migliori dell'Umbria. Secondo me, diceva un ministro, il combinato disposto di queste due cose è stato il motivo iniziale del successo. Che ci fosse subito però drammatici problemi dal primo giorno. Io non vorrei essere volgare, ma quello dei cessi. Cioè, quando tu c'hai migliaia di persone, non nessuno di noi immaginava, c'era il problema dei bagni, adesso è una cosa semplice, di averli sulle piazze di Perugia, quello dei trasporti. Cioè noi dovremmo subito affrontare questi problemi, avremmo anche un'opinione pubblica, perché non ricordarlo, diciamo, contraria all'inizio. Quando io vengo ormai da anni al giorno di Capodanno al Duomo di Orvieto, è un altro mondo rispetto all'atteggiamento che c'erano delle forze, diciamo, sociali di quel tempo. Noi siamo andati avanti, e chiudo, fino al 76. E nel 76 mi chiamò la signora del Balzante, che non ricordo il nome, era un assessorato sopra, mi dice: assessore, scenda subito di corsa, c'è la spesa proletaria. Mi ricordo ancora uno con un braccio, mi disse un poliziotto, falsamente ingessato, che voleva far picchiatore, ma insomma non era capitato bene, che erano quegli autonomi di Roma. Siamo nel pieno del terrorismo, noi avevamo il coraggio, Carlo lo sa, di chiudere un viaggenze nel 77, perché c'erano state le cosiddette spese proprietarie degli autonomi, eccetera. Cioè loro capirono che quella era una vetrina che parlava al mondo e colpirono un viaggenze, non sapevano di nulla, e ci impedirono questo, e noi riprendemmo poi nella nuova formula che tu conosci e di cui ha parlato. L'altra cosa dimenticavo, l'ha detta lui, era quella della gratuità. Non potevamo all'inizio fare un'operazione tipo Festival dei Due Mondi, insomma, il teatro, il biglietto e così via. Per questo fu la scelta che abbiamo fatto. Io, terza cosa che voglio dire, concludo, è questa. In quel decennio, io stavo lì a fare questo lavoro fino al 73, nelle prime legislature, io ricordo un dato. Noi avemmo uno sviluppo tra il 72 e l'81 del 91,2% degli arrivi dei turisti, di cui il 71,3% degli stranieri. Sia chiaro, io non dico che questo è frutto di un viaggenze, abbiamo fatto tante cose, in piedi Spoleto e la Sagra, e facendo questo, facendo gli alberghi, facendo tante cose, lo intendo, o salvaguardando l'ambiente. Ma certo che questo è stato uno dei volani dello sviluppo turistico. E se dopo siamo a 20 mesi dal quarantennale, se a 20 mesi al quarantennale un viaggenze è quello che è, credo che sia importante. L'ultima cosa che voglio dirvi, in modo che su questo io centro relativamente, se non dopo, come presidente della provincia, è però qui c'è l'intuizione, questo che mi è accanto alla mia destra, poi stavo sempre di destra, Cimicchi ha inventato poi sempre con Carlo un viaggenze o Inter, quella che io vengo sempre per il Capodanno, per capirci. Credo che sia l'altra giusta intuizione, perché così è rimasta anche la diversità, per intenderci, dell'Umbria e Gelsi. Ma credo che questo vada dato merito soprattutto, oltre che a Carlo, a Cimicchi, perché ha avuto la sensibilità e anche l'intuizione di agganciarsi a un carro che ha funzionato, che cammina e che io credo che continui a camminare ancora per anni. Grazie. Allora, possiamo rifare un po' anche parliamo un attimo della rinascita, no?
quella che poi ho conosciuto io, dell'edizione del festival che cambiava formula, cambiava pelle. Diciamo che Alberto Provetti si è dimenticato del 78, nel 77 ci fu la cosiddetta pausa di riflessione. Abbiamo ripreso nel 78 pensando di sdoppiare il festival. Facciamo un concerto a Orvieto e un concerto a Perugia. Ma lì non c'era niente da pensando fare. Pensando di dividere la forma, no? Ci davano l'appuntamento, esatto. Per cui a Orvieto c'era poca gente, e a noi non dobbiamo fare i soliti casini che sappiamo. E quindi nel 78 decidemmo di chiudere Bottega. Appunto perché la manifestazione, che pure proponeva artisti di altissimo livello, eccetera, era stata presa come vetrina, come diceva Provaldini, per fare una manifestazione politica di chi andava, di chi partecipava. Non era più possibile continuare a proporre concerti di qualità e di quel livello, perché se non sbaglio arrivarono a fischiare anche degli artisti strepitosi, no? Solo perché erano... 76, io ero servizio d'ordine dell'Arci, qui dove ero. Tenda, per chi è orvedano, c'era la tenda davanti, lì dove sta la Bocchettara storicamente, lì a piazza. Dice servizio d'ordine, stavamo lì a Roma, queste fecero una popò di Frugomo, per cui il casino. Fecero un esproprio proletario lì vicino a Carbonari, che c'era un giorno elementare, invece di rubare il prosciutto non parlano le bottiglie del cognac. Insomma, il servizio d'ordine è una grande difficoltà. Allora pare che questi autonomi, era il periodo degli indiani metropolitani, cioè avesse un capo che si chiama Cavallo Pazzo, e io assistetti all'incontro tra Alberto e Cavallo Pazzo, che dettava le regole per poter far svolgere addirittura la manifestazione. E mi ricordo questo episodio, io allora l'unica cosa sapevo di jazz è che io suonavo il carnetto in banda e mi sarebbe piaciuto fare il jazzista, ma insomma non è, cioè, una grande esperienza in cultura, ero molto appassionato. E poi assistete a questo episodio incredibile, cioè una città era invasa da gente altrimenti ingestibile, che non gli applicava niente del jazz. Per cui veramente la storia del jazz ha attraversato la storia di questo incredibile, strano paese che è l'Italia. Io non l'ho raccontata mai, perché Dio mio, l'hanno buttata in politica, ma insomma, lei c'era, mia moglie, a incontrare Guidoni con Pappalardo, all'Intercontinentale di Parigi. Avevo fatto un giro, Rotterdam a Parigi, a fare la promozione turistica, e un giornalista di fronte, vabbè, chiaro che parlavo bene dell'Umbria, mi disse: sì, ma anche in Umbria ci sarà il terrorismo. Cioè, stiamo parlando dei due anni prima che assassinassero Moro, per capirci, per i più giovani, cioè, non era una cosetta. E io c'ebbi uno scatto di furbizia, ma siccome aveva lavorato, oltre che Folco Quilici, anche Federico Lossif, per un film, per un cortometraggio sull'Umbria, e lui amava molto l'Umbria, lui addirittura fu durante la guerra di liberazione fu portato nel carcere di Terni dal Tasso, insomma, lui è quello che ha fatto il grande film Morire a Madrid. Beh, lui, siccome lavorava per la televisione francese, io portai, dissi la parola che usava Rossetti di noi, Umbria, spazio di felicità. Non è che ero convinto, però gli spiegai che insomma l'Umbria non era Roma, che ancora era vivibile, tanto che un regista francese dice l'Umbria, spazio di felicità. I giornalisti, insomma, ricordo qua, tradussero Provantini, due punti, l'Umbria, Isola Felice, la traduzione la buttando in politica, ma insomma cercai di difendere, per capire che tu facevi queste cose e poi gli effetti non qui, ma addirittura a Parigi erano quelli, erano gravi. Per questo dico, è stata una fatica immane. Comunque Provantini, adesso stiamo parlando di jazz, è quello che, riprendendo il Carducci, ha inventato lo slogan l'Umbria vuole verde Italia. Questo da solo mi dà una parte. Tante aneddote, comunque adesso che Umbria mobilità fa il giro col cuore, a me fa piacere, perché quando sono arrivato lì all'appetito ti dico, beh, ma Umbria è il cuore dell'Italia, non sbaglio meglio così, probabilmente no, è superato.
dopo 5 anni si è riaffermato la normalità. In verità il tuo slogan è che è pensato, quando questi morti c'erano, l'Italia un cuore verde, perché risponde sempre a quel quesito di dare immagine del mondo, che devi dire che sta in Italia e in Italia c'è quella cosa lì, per capirci, perché è normale. No, rapidamente partiamo da una battuta proprio, perché nell'82 poi ricomincia appunto questo festival con una veste, con una pelle completamente diversa, diventerà un festival stanziale e cominciano a essere introdotti, no, i concerti a pagamento, che sembrava quasi insomma una cosa. Era cambiato il clima, la gente voleva pagare per vedersi il concerto tranquillamente. E soprattutto intanto a quei tempi sa capire almeno il 10% li contava, erano tutti fatti, quindi non è che ascoltassero la musica, dovevano essere lì insieme. Ecco, no, mi viene però, siccome nel corso dell'intervista un po' così scansonata, non so se te la ricordi, però ti hanno chiesto qual è il segreto, perché adesso arriviamo al dunque, poi ne parleremo dopo con più calma. Umbria Jazz ormai è diventato un marchio vincente, promozionale, non solo per la regione Umbria, ma non lo dico io, lo dice un signore che si chiama Renzo Arbore, che sicuramente insomma ne sa più di me in quanto ha notorietà anche all'estero. Dice spesso, e questa è una differenza tra loro due, che poi Umbria Jazz è diventato il festival, secondo festival più importante al mondo. Pagnotta dice sempre è vero, c'è Mondrian, ma c'ha un budget che è 10 volte quello di Perugia. Quindi è vero che è anche vero poi che giustamente Pagnotta ricorda che un tempo erano i musicisti, diciamo jazzisti americani, che venivano, no, a fare le star, cioè tuttora vengono a fare le star in Italia, però erano i musicisti italiani che per imparare se ne andavano negli Stati Uniti o comunque per cercare di perfezionarsi. Oggi credo che qui abbiamo diciamo, un esempio, l'abbiamo ascoltato prima, Danilo Re è uno di questi, credo che oggi jazzisti italiani non hanno più niente da invidiare a nessun altro, anzi credo che ci sia un'inversione di tendenza e che siano i giovani musicisti americani, anche americani, che vengono in Italia, come dire, a fare le loro esperienze. Dicevo, questa intervista un po' scanzonata, ti chiesero qual era il segreto per cui un festival come Umbria Jazz arriva ad avere un successo così strepitoso per tanti anni, perché poi i perugini oggi lo amano i perugini, lo amano gli stranieri, lo amano gli italiani, lo amano tutti. Tu hai risposto dicendo ci vogliono soldi, cito testualmente, culo ed esperienza. Sei d'accordo? Perché se piove due giorni siamo alla frutta, il bilancio poi va a quel paese, però ci vuole veramente anche esperienza, tornando indietro io ancora avevo attività, la consulenza musicale era di Alberto Alberti di Bologna, che gestiva il 100% del jazz importato in Italia, quindi era anche facile, ecco perché ci volevano soldi. Ma non era abbastanza, perché gli ultimi anni noi facciamo bene a smettere, perché gli ultimi anni gli appassionati di jazz che vedevo in giro per l'Italia dicevano ma noi lo veniamo qui, perché veniamo in Umbria, facciamo un giretto intorno, magari oggi andiamo a Assisi, andiamo a Torri, andiamo a Torri, poi veniamo a Perugia e troviamo tutto il corso pieno, tutti sdraiati, noi da giardini non sentiamo niente, quindi gli ultimi anni, cioè era ormai... Eravamo in mano a una situazione che soltanto troncando la manifestazione è quello che facevo nel 78. Il primo fu io ad essere contento, perché lavorare un anno per avere quei risultati, sinceramente, anche perché andare contro la città, contro i commercianti, va bene che i commercianti che mi sono sempre chiamato bottegai, qualcuno quando l'ho detto a Orvieto si sono offesi, non sapevano che io da anni lo dicevo a Perugia, quindi non è che vengo a Perugia, è che a un certo punto il turismo non esisteva più, esisteva che le piazze erano occupate da quel tipo di gente che non era poi, io vendevo le cravatte, le cravatte ne mettevano poco, avevo dei torti un po' troppo rossi, ma
All'epoca Carlo Magnoli, Alberto Romantini, quindi quasi Stefano Cimicchi, avrebbero mai scommesso poi che da quel periodo sarebbe nata quell'Umbria Jazz che è diventata quello che è oggi? Tanto uno che aveva la palla della trota, pensare che infatti tutti noi siamo diventati appassionati all'operando è comunque io quello che è successo. Quando poi nel secondo giro racconteremo come nasce Winter, come perché facciamo anche il secondo giro. Però non mangiato quello che dobbiamo mangiare, poi mi sono andato all'inizio, mi facciamo. È giusto che Carlo si schierisca un po' di questa storia incredibile, poi come un pittore, cioè quando fa un quadro pensa di aver fatto una meglio, magari ha cominciato scherzando ed è un lavoro eccezionale. Ma recentemente a Barcellona l'hanno nominato l'imperatore, io conosco il retroscena di questa cosa, ma vi assicuro che girare i festival di Los Angeles, Newport o altri festival con lui è una cosa incredibile, cioè, lo conoscono tutti, tutti lo rispettano, io lo considero l'imperatore, il direttore del Festival Jazz di Barcellona, del quale siamo diventati tanto amici perché è veramente una persona deliziosa, un festival che è coperto per il 16% dal cliente pubblico, organizzato da privati, e il resto se lo va a cercare su piazza, ha fatto salti mortali per arrivare a lui e arrivare alla parte di scelta con il jazz. Per dire che adesso è giusto anche no, non esagerare, poi a caso è insopportabile per la maggiore corona. Però è stata un'operazione, tant'è che io ho detto più di una volta, di guardare che l'Umbria è conosciuta più per Umbria Jazz che per San Francesco. Un consigliere provinciale di Umbria si è incavolato, ma come si dicono queste cose? Incredibile. San Francesco lo conoscono i cristiani che sono a miliardata, più qualche musulmano perché lui parlò con Malik al-Kamel, Malik al-Kamel quello famoso, no? Di Gerusalemme. Il jazz invece è una cosa orizzontale, lo conoscono tutto il mondo, per cui un bel jazz è nota e grazie a Alberto, alla sua lungimiranza, anche a capire che il turismo, questo è il punto vero, aveva un futuro come impresa economica. C'è una cosa che veramente oramai insomma varrà per i vostri. Io, a me mi permette due cose, ma non per piacere per lui. E lui lo sa che lo dico in polemica con qualcuno di cui non faccio nome. Fai cognome. Noi diciamo imponemmo a lui una cosa sola, il marchio, Umbria Jazz. Perché rispondeva a quella logica della promozione turistica dell'Umbria che non c'era. Che non c'è una promozione dell'Umbria. C'è sulla la mia richiesta. Nell'Umbria nel mondo come promozione, come immagini, che non c'è la Umbria nel mondo. Allora nel 73. Ma tu avresti previsto un futuro del genere? L'altre cose, lui è testimone, noi solo perché io non ci capisco niente, ma chi ha la concezione del rispetto dell'autonomia, dell'arte, della libertà, della cultura eccetera, non si è mai permesso di dire fai suonare coppie piuttosto che barbari, non so se è chiaro, c'è invece lì, come è noto, ha detto fai suonare barbari e non coppie. No, ma è successo a Verona. Per intenderci, non a me. Sapete fare torsionare il trio di Popov, non me l'ha mai detto nessuno. Il segreto è stato anche quello, tu Magnotta, interessi di questo e noi non interferiamo, come invece per il turismo, giustamente ci pensate. Io credo che con me ha risposto regione che fa quel mestiere, la promozione turistica adesso fa lui, comprato eccetera, e che ha continuato per 40 anni, perché la regione poteva dire quella famosa discontinuità, non me ne importa più niente, e Pagnotta che invece ha resistito per 38 anni ormai, credo che sia questa la fortuna che partendo da quel marchio, da quell'esperienza, da quell'esperienza che c'è stata, che ha consentito questo. Io faccio un attimo giornalista, io ci sono adesso in Umbria centinaia di manifestazioni, togliamone
quelle che volete, ma ci sono anche manifestazioni, certo, come mai solo questa è diventata una grande manifestazione? Ci sarà pure una ragione. Io la risposta la do con il vecchio aneddoto, con vecchia cosa che dice che 100 conigli non fanno un cavallo. Quello è un cavallo di razza che cammina e secondo me continua a camminare. Parlo con piacere.